Ciao a tutti e benvenuti su Come realizzare tutos DIY Ispirazione. Oggi sono qui con voi con un nuovo fai da te dedicato alla realizzazione delle mascherine. Sapete che sul canale ne sto portando un po' di più proprio per questa necessità. Di conseguenza oggi vi voglio mostrare questa mascherina fatta in stoffa senza elastici e anche insomma realizzabile sia con la macchina da cucire che senza macchina da cucire. Una mascherina di fortuna vera e propria. Capisco che questa mascherina non è effettivamente un presidio medico chirurgico, però posso anche capire che in un momento di necessità può tornare utile. Questa è la premessa che faccio sempre ad ogni video per ricordare che ovviamente insomma non sono mascherine certificate, però se ne abbiamo bisogno possono risultare una, diciamo, vera comodità, una vera fortuna. Detto questo, vi assicuro che per realizzarla ci vuole davvero molto molto poco, è molto molto facile e insomma necessità fa virtù, quindi quando serve qualcosa possiamo solo ingegnarci e riuscire a fare quello che dobbiamo fare. Andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno per la nostra nuova mascherina, che tra l'altro è senza elastici, vi vorrei far notare. Qui davanti a me ci sono tutte le cose di cui ho bisogno, ho ovviamente la stoffa che vado ad utilizzare per la mia mascherina, ho il ferro da stiro, ho questa attache che servirà come insomma adattatore per il naso, perché farò praticamente la parte del naso rinforzata e non solo rinforzata, anche adattabile alla forma del viso e del naso. Infatti questo qua dopo vi farò vedere come lo andrò a sistemare proprio per questo, per questa esigenza, se vogliamo dire così. Vedete, fatta in questo modo, si appoggia comodamente sul naso, si mette insomma si piega in modo tale che abbia la forma del viso e così si adatta meglio. Ovviamente ho le forbici, ho gli spilli e ho anche il mio righello. Detto ciò, vi faccio vedere la composizione della nostra mascherina, quindi tutto quello che ci serve per realizzarla. Io qui ho innanzitutto un rettangolo da 17x34 cm, quello più grande, quello che fondamentalmente mi fa la mascherina, che ovviamente è misura adulto. Se dovete fare misura bambino probabilmente dovrete togliere qualche centimetro da questo conteggio. E come potete vedere è anche abbastanza grande, ma proprio perché noi andremo a fare diverse piegature, cosa che andremo a notare solamente dopo, quando insomma io farò tutto il mio processo. Vi farò vedere infatti come diventa man mano che la si piega, i centimetri che ho contato mentre la piegavo, e quindi anche insomma la sua... cioè è una cosa che viene fondamentalmente richiesta, perché altrimenti non potrei fare le taschine, è questo che volevo dire. Quindi 34 cm di lunghezza fondamentalmente è per questo motivo. E poi comunque anche per renderla un pochettino più coprente, perché vedete, quando viene piegata diventa a più strati e quindi è più coprente. Assieme a questa parte, vedete, 17x34, abbiamo questi altri pezzi, ok? Abbiamo i pezzi più lunghi che corrispondono ovviamente alla parte che si lega intorno alle orecchie, e poi abbiamo la parte che invece è il bordino, dove andiamo ad inserire in uno la nostra attache per il nostro naso, l'altro invece è il bordino comune, quello vuoto. Per quanto riguarda non gli elastici ma le cordicelle, ho scelto 90 cm perché, non essendo elastici, avrete la necessità magari di farle un po' più lunghe, un po' più corte, un po' più strette o un pochettino più larghe, quindi mi faceva piacere realizzare una mascherina che fosse effettivamente versatile e per tutte le necessità, e quindi è un pochettino più lungo, ma questo lo vedremo anche durante il procedimento, quindi non vi preoccupate. Medesima cosa per il copri naso e la parte sotto, abbiamo sempre due pezzettini da 17 cm. Vedete che cosa succede? Che da aperti sono più grandi e sono 5 cm. Quando invece li vado a chiudere diventano 2,5. Di conseguenza fate anche attenzione a questa cosa, perché io ve li ho mostrati piegati, però vedete lì che ci ho messo 2x2/5. Aperti sono 5, chiusi sono 2. Quando li andrete a tagliare saranno ovviamente aperti, e quindi fate attenzione alle misurazioni che vi ho riportato. Medesima cosa anche per questi lunghi, 2x2/5. Da chiusi sono 2, da aperti sono 5. 90 cm è una lunghezza
lunghezza indicativa, però è la lunghezza più corretta quando si tratta di comodità, perché potrebbe, come ho detto prima, deve adattarsi al viso, deve adattarsi alla distanza delle orecchie, quindi deve essere una misura che sia vestibile, che quindi voi possiate, insomma, vestire con facilità in questo caso. È per questo che ho scelto fondamentalmente questa lunghezza. Detto questo, io direi che possiamo tranquillamente incominciare. Approfitto soltanto di questo piccolo istante per farvi vedere come ho sistemato questi fili qui. Vedete, sono piegati, per quello 5 cm aperto, 2 cm chiuso. Ok, qui davanti a noi abbiamo la parte principale, la parte fondamentale della nostra mascherina, e questo lo notate anche voi. Ovviamente è piegata perché così ho questo doppio strato che è molto più coprente. Vi ricordo che le misure sono 17x34. E insomma, per qualche necessità. E comunque, quando noi andiamo a realizzare la nostra mascherina, andiamo a fare questo bel quadratone. Quindi andiamo a ridividere il nostro rettangolo già piegato a metà, fondamentalmente, perché insomma dobbiamo fare un pochettino più di spessore. È quella la necessità fondamentale. E detto questo, come vi avevo anticipato in precedenza, dobbiamo andare a controllare i nostri centimetri. Vi faccio vedere perché ho scelto queste misure, perché così riusciamo a capire anche come piegare le nostre taschine, come fare le varie taschine. Io qui intanto vado a contare dalla base 2 centimetri, altri 3 centimetri qui, e considerando quei 2 centimetri fino a 3 centimetri vado a fare questa piegatura. Vedete, così la vado ad appiattire. Una volta considerata la piegatura, vado a rifare il mio conto e riconto sempre gli altri centimetri. Io qui ero arrivata a 3 centimetri, poi di qua altri 2 centimetri. E ci metto il segnetto, vedete, di qua altri 3 centimetri, altri 2 centimetri con il mio segnetto. E vedete che lì al lato ci sono i segnetti se desiderate. E qui altri 3 centimetri. Se desiderate fare i miei stessi segnetti, li vedete qui, sui fiorellini. Detto questo, fatto il conteggio dei nostri centimetri, noi andiamo tranquillamente a fare le nostre piegature. Praticamente c'è una semplice alternanza di 3 centimetri / 2 centimetri ogni volta, e poi avviene la nostra piegatura della nostra mascherina con tasca. Vedete qui 3 centimetri, 2, 3 centimetri, 2. Una volta controllato questo, possiamo dedicarci alla piegatura della mascherina. Vedete, io dal segnetto vado a piegare all'altro segnetto, in questo modo. Vado ad appuntare le parti che piego in modo tale da non perderle. Medesima cosa qui, vedete, qua c'è il mio puntino. Lo vado a ripiegare e me ne vado giù. Perfetto. Una volta fatta la nostra taschina, vedete qui abbiamo piegato il tutto per bene, possiamo dire che la parte col conteggio e la parte che richiedeva più pazienza è stata fatta. Adesso non ci resta che andare a cucire tutto il nostro materiale assieme. Quindi andiamo a fare una bella cucitura qui, medesima cosa per l'altro lato, e poi andremo ad aggiungere le parti relative al naso. Ok, io sono andata a fare una tranquillissima cucitura in punto dritto, sia a destra che a sinistra, ho tolto i miei spillini e così la prima parte è ufficialmente fatta. Adesso a che cosa ci dedichiamo? Ci andiamo direttamente a dedicare alla parte del nostro
e porta, non porta naso, ma della parte dell'attache. Quindi che cosa faccio? Devo andare a creare un tunnel sopra e un altro sotto. Quello sotto è fatto per completezza, però non ci metto un'altra attache. Questa andrà infilata qui. Vado a prendere le misure giusto per, tanto non la cucirò con lei vicino. Di conseguenza intanto la metto qui, controllo che la lunghezza sia, insomma, entro i limiti, perché non voglio che esca fuori, giusto quello. E poi guardate qui, io vado praticamente a sistemare questa parte con il risvoltino sotto direttamente, mi assicuro che la grandezza sia corretta e che vada tutto bene, e poi l'altra parte di risvoltino la faccio cadere così, in modo tale che copra la mia attache allungata. Devo solo assicurarmi di questo, devo anche assicurarmi di avere qualche millimetro qui, vedete? In questo modo. Perfetto. Adesso il medesimo discorso lo possiamo fare per la parte sotto. Proprio come vi avevo anticipato prima. Vedete, qua sono riuscita a fare un comodissimo tunnel. Vado a prendere la mia attascina, la faccio passare attraverso. E una volta fatto ciò, andrò solamente ad aggiungere due puntini a destra e due puntini a sinistra per non perderla. A destra del tunnel, ovviamente. Medesima cosa per questo qui, lo vado a posizionare così, col risvoltino da un lato e col risvoltino dall'altro, uno sotto e uno sopra, e poi anche qui vado a fare la mia cucitura in punto dritto. Ovviamente la parte con l'attache deve essere la parte che va rivolta verso il naso, è una cosa ovvia ma è importante ricordarla. Perfetto, la parte frontale della nostra mascherina frontale poi è pronta, l'unica parte che ci manca è quella dei laccetti, eccoli qui. Allora qui abbiamo i nostri bei laccetti, l'unica cosa che dobbiamo sistemare è insomma il loro posizionamento, perché tanto insomma lunghezza e tutto il resto l'abbiamo già fatto, e utilizziamo il medesimo principio che abbiamo incontrato prima. Vedete qui dove ho fatto le mie pieghette, dove ho piegato a metà il mio tessuto? Vado a farlo combaciare in modo perpendicolare e poi una parte la vado a far scavallare sopra l'altra, in modo tale che ci sia questo abbraccio, che venga quindi rivestita questa parte qui. E poi vado tranquillamente a fare una cucitura in punto dritto. Nulla di più facile per quanto mi riguarda. Ci assicuriamo ovviamente che questa parte sia perfettamente a metà, perché non vogliamo che un filo sia più lungo dell'altro. E una volta che ci siamo assicurati che il posizionamento sia giusto, possiamo tranquillamente andare a cucire il tutto. Ci siamo! A questo punto ho anche attaccato l'altro pezzo, come potete notare. Vedete che la mia cucitura è andata ovviamente lungo tutto il filo e l'unica accortezza che possiamo avere è piegare questa parte qui in modo tale che non rimanga il buchetto lì aperto, insomma un po' così sconsiderato e dimenticato, e sarà così pronta la nostra mascherina di fortuna. Se vi siete resi conto che forse era un pochettino troppo lunga, potete tranquillamente tagliare e fare questo step quando avrete raggiunto la lunghezza corretta, però nel frattempo noi siamo riusciti a fare la nostra bella mascherina. Questi sono sempre i nostri 90 cm, io non ne ho tolti, e detto ciò
Detto ciò, posso dire che, ecco, vedete, potete, ah sì, potete comunque lavarla, questa è una cosa molto importante, potete ugualmente lavare la vostra mascherina anche a alte temperature, nonostante ci sia la tasche. Un'altra cosa comoda è che sì, la si può aprire, quindi può diventare bombata proprio come l'avete vista, insomma, anche nelle mascherine tradizionali, e la modalità così piegata ritorna tranquillamente, quasi in automatico, quindi anche molto, insomma, combatte la fisica, se vogliamo dire così. Detto questo, io spero davvero che questo video vi sia tornato utile in un momento di necessità, spero che riuscirete a fare la vostra mascherina e magari anche con un pattern che vi possa piacere. La cosa buona è che lavorare, insomma, a mano e tenersi occupati mentalmente è molto molto importante, quindi prendiamo questo fai da te anche come un'ispirazione per fare qualcosa e per mantenerci impegnati con la testolina. Io spero davvero che questo video vi sia piaciuto e se così fosse, io vi invito tantissimo a lasciarmi un like, lasciare un commento e condividere il video con i vostri amici e con chi ne ha bisogno. Vi ricordo inoltre di iscrivervi perché io qui faccio tantissimi video simili, sempre dedicati al fai da te. E beh, per oggi è tutto. Noi ci vediamo molto molto presto con nuove idee e nuovi fai da te. Vi ricordo che andrà tutto bene. Ciao!